Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale. Un video particolare quello di oggi, faremo un po' inverso. Gli appuntamenti saranno prima delle ultime comunicazioni ufficiali riguardo alla crisi ucraina. Partiamo però immediatamente con i dati della pandemia Covid e l'aggiornamento dei numeri dei positivi a Fagnano. Ad oggi sono 48, siamo sotto soglia 50 finalmente. Gli appuntamenti di questi giorni. Domani sabato ore 18 presso la Sala Camino del Castello la mostra Rinascere Donne, mostra fotografica di Mirko Rodio. Questa sera appuntamento per la Marcia della Pace in partenza dalle ore 18 dalla chiesetta di San Vitale nel comune di Gorla Maggiore e conclusione presso Calipolis. È una manifestazione organizzata da tutti i comuni della valle. Veniamo ora alle informazioni sull'emergenza ucraina. Sono innegabilmente giorni di preoccupazioni per le sorti della popolazione ucraina e di conseguenza per tutti noi. La spinta emotiva è stata molto forte, così come il desiderio di aiutare chi è in difficoltà. Tutto questo ha visto sorgere molte iniziative spontanee di raccolta di beni di prima necessità, come cibo, vestiario e farmaci. Questa generosità della cittadinanza fagnanese, già dimostrata in passato, sarà molto utile e ci fa ben sperare. Siamo anche a conoscenza che qualche associazione si sta già muovendo per la raccolta di beni di prima necessità, supportata da enti seri come per esempio il Consolato ucraino. A livello amministrativo, per la raccolta di beni di prima necessità, ci muoveremo seguendo solo canali ufficiali e istituzionali, che al momento non si sono ancora espressi in questa direzione. Per chi lo desidera, è possibile raccogliere fondi in denaro, ma vi consigliamo di donare solo attraverso Croce Rossa o Caritas, in modo che la generosità non vada sprecata e finisca in mani sbagliate. L'emergenza a cui saremo chiamati a rispondere sarà legata all'ingresso in Italia di cittadini ucraini in fuga dalla guerra, prevalentemente donne e bambini che saranno in parte accolti dai familiari e conoscenti. A tal proposito, ci siamo attivati con le associazioni di volontariato del territorio, Protezione Civile, Caritas, Calimari, Pane di San Martino, Parrocchia e alcuni rappresentanti di ANPI, per cercare di anticipare i possibili bisogni a cui saremo chiamati a rispondere. Le associazioni si sono rese tutte disponibili a mettere in campo aiuti e volontari appena ci sarà il bisogno. Siamo quindi pronti a gestire questa emergenza. Ai volontari di queste associazioni va tutto il nostro ringraziamento per il loro costante impegno e per la disponibilità mai doma nell'aiutare i più deboli. Analogamente ci stiamo organizzando per accogliere nell'eventualità che ci venga chiesto le persone che arrivano dall'Ucraina e ci serve sapere se nella comunità fagnanese ci sono persone disposte ad accoglierle nelle proprie famiglie. Nessuno deve sentirsi obbligato. Ma nel caso abbiate tale possibilità, vi chiedo di rivolgervi presso i servizi sociali del Comune o all'indirizzo di posta elettronica che vedrete in sovrimpressione, segnando la disponibilità per quante persone e quanto tempo. Risulta essere fondamentale poter tracciare ogni cittadino ucraino accolto presso una famiglia sita nel nostro Comune. La regolarità dei documenti ci permette di poter essere realmente utili a loro e al contempo pone il rifugiato ucraino in una posizione di piena legalità. Vi invitiamo a comunicare la loro presenza nel più breve tempo possibile recandosi presso la polizia locale facendo denuncia di ospitalità. Dobbiamo confessare che le difficoltà a reperire le informazioni utili alla gestione di questa emergenza sono state molte. Abbiamo contattato in questi giorni le persone ucraine residenti nel nostro comune, cercando di fare rete con loro e in questi siamo stati aiutati da cittadini ucraini residenti. Abbiamo contattato tutti i canali istituzionali per ricevere aiuti e informazioni. Abbiamo attivato tutte le strutture amministrative che possono e potranno essere utili a fornire gli aiuti necessari. Abbiamo creato rete con le associazioni di volontariato presenti nel territorio. Ci siamo preparati per poter affrontare al meglio questo periodo già colmo di difficoltà economiche, sociali ed emotive, portate da una pandemia lunga 2 anni. Chiudo
ricordando che il Presidente Draghi, nel suo discorso al Senato, ha detto: «Ai cittadini italiani che sono preoccupati per le conseguenze di questo conflitto, voglio dire che il Governo è al lavoro incessantemente per contrastare le possibili ricadute per il Paese. Quindi stiamo tranquilli, facciamo la nostra parte e speriamo in un mondo migliore. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e al prossimo video. Grazie a tutti.»